E ora la nostra serie dedicata ai musei d'Italia che ci porta oggi a Roma al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali. Sentiamo Adriano Montibuzzetti. La storia della musica abita qui. Accanto alla Basilica Romana di Santa Croce in Gerusalemme, un'ex caserma ottocentesca offre al visitatore un sorprendente viaggio nel tempo, nei ritmi, nei manufatti dell'arte sonora, dall'antichità al XX secolo. Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali nasce nel 1974. È il primo museo del genere che troviamo in Italia. Corni e fischietti della Roma antica, ghironde e spinette rinascimentali, liuti, clavicembali, una variegata raccolta di oltre 3.000 pezzi, buona parte dei quali provenienti dalla collezione del tenore ottocentesco Evan Gorga, acquisita dallo Stato e poi arricchita da altri pezzi inestimabili. Parliamo dell'arpa Barberini, che oltre ad essere un importante strumento barocco, un pezzo unico, è anche un'opera d'arte. O il pianoforte di Bartolomeo Cristofori, è il primo pianoforte realizzato. Un percorso costellato di meraviglie. Qui un altro pezzo raro, l'armonica a cristallo creata dall'inventore del parafulmine, Benjamin Franklin, padre fondatore degli Stati Uniti. E poi clavicordi, chitarroni, organi a canne ed ance, fonografi e carillon e una ricca sezione di strumenti etnici ed extraeuropei. Un luogo straordinario e poco conosciuto, pronto di quando in quando anche a trasformarsi in ricca scenografia per i virtuosismi live di giovani allievi di conservatorio.